Michele Lerna, Incoronata Sollazzo, Maria Incoronata Ramella, Erinda Zausci, Salvatore De Falco, Rosario Flaminio. Possiamo anche portare un risultato straordinario che ieri abbiamo ottenuto in Consiglio regionale, l'approvazione della più moderna, completa e importante legislazione antimafia, di antimafia sociale che l'Italia abbia mai visto. È una legge, quella pugliese, che ha mosso i suoi primi passi grazie a Stefano Fumarulo, che è stato sia quando ero sindaco sia dopo un mio stretto collaboratore nel contrasto alle mafie qui in Puglia e nella città di Bari. E quindi l'insieme dei provvedimenti che questa legge contiene consentirà alla Puglia di continuare il suo cammino di contrasto alle mafie, non solo con le indagini, i processi, come è normale che sia, ma soprattutto rubando alle mafie il suo terreno preferito, quello dell'assenza dello Stato. Noi vogliamo colmare ogni assenza dello Stato, essere presenti e consentire un'educazione antimafia di tutti i pugliesi sin dai primi anni della loro vita. Questo ovviamente per noi è estremamente importante, e quindi avere festeggiato il 21 di marzo con l'approvazione di questa legge è per noi un risultato politico importantissimo. Era uno dei pilastri del mio programma di governo. Le principali misure sono, innanzitutto, per la prima volta stiamo investendo 11 milioni di euro in progetti di antimafia che coinvolgeranno centinaia di migliaia di ragazzi qui in Puglia, con iniziative di vario genere che si collegano alle scuole, si collegano alle associazioni, informano, studiano. Questo lavoro è un lavoro che costruisce una coscienza, una resistenza popolare al proselitismo mafioso. Le mafie si insinuano sostenendo che lo Stato è inefficiente e assente. Noi cerchiamo di essere presenti ed efficienti, e naturalmente la fondazione che porterà il nome di Stefano Fumarulo sarà una fondazione di eccellenza nello studio di tutte le strategie dell'antimafia sociale. La lezione di Don Ciotti, di Libera, di Avviso Pubblico, del contrasto alle mafie, ciascuno secondo la propria responsabilità, è per noi il punto di riferimento. Grazie al nostro presidente Michele Emiliano per averci portato mano per mano a questo momento. Quindi questa giornata per noi ha un simbolo anche di continuità, di impegno, perché noi, come abbiamo promesso ieri, saremo al fianco delle istituzioni per far applicare in maniera fattiva questa legge. Grazie.